la Fondazione No Man's Land inaugura a Loreto Prutino l'installazione Site Specific Permanente di Fabrice Hibert, Les Chênes et les Noyers, La Quercia e i Noci, a cura di Zerinzi Associazione per l'Arte Contemporanea. Con questa installazione la Fondazione prosegue il suo percorso nel territorio abruzzese, iniziato nel 2016 con il grande progetto No Man's Land, realizzato da Jonah Friedman con Jean-Baptiste De Cavelle. Nell'opera di Fabrice Hibert, Leone d'Oro alla Biennale di Venezia nel 1997, ogni ricerca riprende percorsi anteriori, proiettandoli in avanti. Quando sono venuto qui ho visto questo albero e mi sono ricordato di un disegno che avevo realizzato 25 anni prima e quindi ho ripreso questo disegno con tutti gli elementi che c'erano e quindi ho trovato questo formidabile e ho cercato di riportare tutti gli elementi che sono presenti nell'installazione. Questo No Man's Land, questo progetto lo trovo eccezionale e lo concepisco proprio come una sfida rispetto anche a tutti gli altri artisti che sono presenti qui. E ho anche un progetto molto simile in Vandea da me, molto aperto e molto internazionale, e trovo che questo posto sia il No Man's Hospitality, cioè è il posto di tutti, quindi che ospita tutti, quindi è fantastico. Fabrice Hibert è stato molto generoso perché quando è venuto e ha visto questa quercia, ha pensato al disegno che lui aveva realizzato nel 94 e ha detto: ma questo è incredibile. E quindi questa installazione era già nel suo pensiero e si è realizzata magicamente. Come in fondo anche oggi, in questa giornata di sole, di luce, con tanti amici e tante persone che sentono che questo posto dà un'energia positiva di cui ne abbiamo tutti bisogno. Fabrice Hibert è venuto già diversi mesi fa, quindi ha scelto cosa fare, è una proposta bellissima, io l'ho vissuta in tutti questi mesi, ma soprattutto ha prodotto pure delle ceramiche che saranno esposte come ampliamento del Museo di Ceramica di Castelli insieme ad altri artisti, altri ceramisti. Quindi oggi si crea di fatto un link con la nostra Fondazione dei Musei e quindi No Man's Land è sul territorio di Loreto, ecco, e oggi pomeriggio poi verrà conferita la cittadinanza onoraria a Mario Pieroni, che lo merita tutto e sarà un loretese onorario.